Cari bilanisti, è finito il cinema, caput bilanisti, finito il cinema. Benvenuti monarchici assoluti. Allora, oggi ci occupiamo dei cuginastri, anche se abbiamo cose più importanti a cui pensare, la nostra finale di Champions League. Sapete che ogni sera sono in live assieme ai baroni, andiamo a fare video tattica, conferenze stampa eccetera eccetera, ma non potevo non esprimermi sulla situazione dei cuginastri. È finito il cinema, caput il De Profundis sul Milan, a cui abbiamo regalato uno scudetto, e di questo Paolo Maldini, l'unico che lì dentro sapeva qualcosa di calcio, assieme a Massara, anche lui era un buon dirigente, questo lo sapevano, che ci volevano i rinforzi perché è stato un miracolo di Dio, e invece niente, quindi è finita che si sono dimessi, sono stati cacciati. Mettetela un po' come volete, non fanno più parte del Milan. Era prevedibile, certo. Io in live l'anno scorso, c'è la live registrata, qualche giorno dopo la vittoria dello scudetto che gli regaliamo, Maldini esordisce dicendo: sì, bene, abbiamo vinto lo scudetto, ma per lottare l'anno prossimo dobbiamo fare quattro acquisti di livello. Quattro. Lui ne chiede quattro, Maldini. Perché se no ci giocheremo il campionato l'anno prossimo assieme ad altre sette squadre. E in Europa non faremo granché. Lo dice Maldini, non lo dice il monarca. Tant'è vero che questa dichiarazione gli costa il fatto di non avere più fiducia, perché io vi ricordo che l'anno scorso a Maldini e Massara scade il contratto e vengono rinnovati a mezz'ora dalla scadenza del calciomercato. Cioè, erano le 11:30 dell'ultimo giorno di mercato e Maldini e Massara ancora non avevano il contratto rinnovato. Hanno fermato a mezz'ora dalla scadenza. Questo vuol dire che già il nuovo proprietario non intendeva seguire la linea di Maldini, che ragionando da milanista vero sapeva che ci volevano i campioni. Tant'è vero, lui aveva in mano Botman, difensore centrale, perché sapeva benissimo che chi era arrivato, che Kalulu è un giovane, non è pronto a certi livelli, che Tomori non è un difensore di livello. Tant'è vero, si è visto nelle grandi partite, è sempre stato umiliato perché non sa marcare. Sapeva che ci voleva un difensore centrale di livello e non gliel'hanno fatto prendere. Sapeva che Kessié non è stato assolutamente sostituito, voleva Renato Sanchez. Poi, al di là dell'infortunio che ha avuto avere la sfera, però Renato Sanchez poteva essere un buon acquisto per il Milan a centrocampo, non gliel'hanno dato. Alla fin fine gli hanno dato il contentino dicendo: "Toh, ti diamo 40 milioni, spendili come vuoi sul mercato". Maldini, da esperto di calcio, sa che piuttosto che prendere quattro scarti da 10 milioni, prova a prendere uno forte, fra virgolette, di 40 che è De Ketelaere. Poi ovviamente lo sbaglia. Però ragazzi, qual è la discussione? Voi pensate che 40 milioni siano miliardi su miliardi? Ragazzi, giocatori di status, soprattutto da centrocampo in su, quelli affermati, partono da 50 a salire. Inter Barella lo prende 50 ed è ancora uno che viene dal Cagliari. E posso andare avanti, cioè Bellingham è stato preso 100 milioni e posso andare avanti. In attacco non ne parliamo. 80, 100, 40, prendi, nel mercato di oggi a 40, prendi le scommesse. 40 è quello che ha pagato la squadra, il West Ham per Scamacca. 30 è quello che ha pagato l'Inter per Correa. Quindi gli danno un budget risicato e lui lo punta tutto su uno, sperando che gli va bene, che gli svolti la squadra. Fallisce, amen, si può sbagliare, come ha sbagliato su Donnarumma, ma io non credo sia tutta colpa sua. Perché analizzando meglio la situazione, anche se è un errore da principianti, arrivare all'ultimo anno col giocatore che deve ancora rinnovare, però io sono sicuro che Maldini non è scemo. E Massara neanche. Sono sicuro che già prima dell'ultimo anno di contratto loro hanno provato a intavolare una trattativa con Donnarumma.
Semplicemente Raiola chiedeva una cifra che il fondo che gestiva il Milan, che gestisce il Milan, non gli ha dato. E quindi la trattativa non è andata. Stessa cosa per Kessié, stessa cosa per Calhanoglu. Non credo ci sia stata la volontà, io non mi piego alle richieste del procuratore. Quella è la verità ufficiale, ma non quella vera, che si sa solo nelle stanze dei bottoni. Quindi ragazzi, hanno mandato a casa l'unico che lì dentro creava identità, perché era una bandiera, l'unico che ne capiva di calcio sul campo, perché Maignan, Theo Hernandez, Leao, li ha portati lui, Giroud stesso, e tutta gente a cui ha pensato lui, e Massara ovviamente, che è scuola Sabatini, quindi è uno che ne sa. Li hanno mandati a casa, o quantomeno si sono dimessi loro perché non gli davano, diciamo, quel potere, non seguivano quella linea di prendere giocatori che il Milan merita. Maldini l'ha detto e io gli ho fatto un video qualche settimana fa dopo l'Euroderby. L'Inter quest'anno ha avuto una superiorità schiacciante in tutti e quattro i derby. L'Inter ci è superiore. Maldini è uno che ne sa di calcio, ragazzi. Non c'è niente da fare, io da interista lo devo riconoscere, Maldini ne sa. E la proprietà che non intende comprare giocatori di status, spendere soldi sul mercato, lo ha cacciato. Questo è il De Profundis sul Milan. Perché adesso è chiaro che tu, mandando via Maldini e Massara, non vuoi spendere soldi sul mercato. Quindi già sappiamo che giocatori di status al Milan non ne arrivano. In più devi trovare un mago che con quattro spicci ti prende giocatori quantomeno decenti. Ma io ricordo, ripeto, Maldini ha promosso Kalulu dalla primavera. Poi non l'ha scoperto lui, ma lui è stato quello che ha detto facciamolo giocare titolare. Magnan l'ha preso lui, Theo Hernandez l'ha preso lui, Leao l'ha preso lui e Massara ovviamente in coppia. Uno meglio lo trovano che abbia anche quello spirito identitario da trasmettere ai calciatori, da guidarli? Per me si sono dati da soli il De Profundis, cioè il Milan è una squadra finita. Io ho letto anche, mi auguro per i milanisti che sia uno scherzo, perché se succede li pigliamo per il culo fino al 4.000, che vogliono prendere Gagliardini a zero. Questi se vanno a prendere il nostro Gagliardini a zero è proprio l'ammissione che il Milan sarà una squadra che lotta per arrivare in Conference League, forse. E io posso dirvi una cosa, al contrario dei porci bianconeri, che quelli li odio veramente, lo sapete, per il Milan mi dispiace, perché io voglio affrontare una squadra competitiva nei derby. Voglio una squadra da battere che sia forte quanto la mia. Io affrontare un Milan l'anno prossimo, dove magari ci vedo giocare Gagliardini titolare, non godrei a distruggerli, sono sincero. E con tutto che è stato un grande rivale, avrò sempre stima per Maldini, e per me è stato trattato in una maniera oscena, e forse ai cuginastri mi ribellerei. Andrei sotto la sedia a ribellarmi per un trattamento del genere. Fra l'altro adesso a catena già Leao ha fatto un tweet sapete l'emoticon, no? Così dubbioso. Secondo me questo è uno che adesso si sì, è appena firmato, ma se ne va. Farà di tutto per essere ceduto lui e Theo Hernandez. Secondo me smantellano, ragazzi. E quindi abbiamo perso il Milan. Già aveva una rosa scarsa, fondamentalmente, perché questa è la verità, si è visto quest'anno, dove gli astri non si sono allineati, e se la Juve non viene penalizzata, il Milan non arriva nei primi quattro. I primi quattro sul campo sono Napoli, Lazio, Inter e Juve a pari merito di punti. Poi è chiaro, quelli hanno rubato, ovviamente è giusta la penalità, però parlo di punti fatti sul campo, il Milan non era quarto, era quinto. Quindi già quest'anno, ciao, ciao core, vendendo anche gli unici mezzi giocatori buoni che hanno, De Profundis totale, De Profundis totale. Quindi per me oggi è il funerale del Milan e lo dico non godendo,
Se mi volete credere, milanisti, mi credete, non godo. Non godo. Vi vorrei vedere competitivi per battervi con soddisfazione. Non sto godendo, però non potevo esimermi dall'analizzare questa situazione. Fatti vostri, io vi ho detto la mia. Ci vedremo qui a stagione prossima. Vediamo se avevo ragione o no. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, condividete i miei video, mandate ai vostri amici. Il nostro solito saluto in latino, vide te mox. Forza Inter e ciao Milan.